E salve a tutti gente, qua Jingay che parla e sono qui con un nuovo gioco, Banjo-Kazooie. Uscito, beh, quasi tecnicamente dice 2008, ma non è così. Sì, effettivamente non sono dato originale, però era del Nintendo 64, tanto per dire. Eh sì, però qua mi fa capire che sto giocando da Xbox 360 a prezzatezza, anche se c'è anche su Xbox One. Perché costa meno e sì, ho comprato praticamente l'Xbox 360 solo per questo gioco. Comunque, Banjo-Kazooie, un gioco che forse in Italia non è conosciuto quasi per niente, però è molto amato in realtà. È molto amato in realtà tra la community dei platformer. E questo qua è il file di salvataggio, puoi scegliere dove giocare. Già, nonostante sia diventato praticamente gioco Xbox, è ancora pieno di riferimenti Nintendo. Quindi direi di iniziare con questo, dai. Ding dong ding dong, cara missione, chi è la più bella strega del reame? Beh, è Granty, è la più bella. Sì, hai ragione, mi sento molto in forma. Bah, in realtà c'è questa ragazza. Che cosa vuoi dire? Non può essere! Non c'è nessuno più bella di me! È tutti! È una giovane ragazza! È davvero molto più bella! No, no, no! Deve esserci qualcosa che non va! Non ci può essere nessuno più bella di me! Sfortunatamente hai trovato qualcuno come tutti! Beh, vedremo adesso. Ehi, ciao a tutti. Cosa fai oggi? Quando mio piccolo piccolo fratello si alzerà, andremo per un'avventura. Ehi, ti vuoi svegliare? Vuoi andare anch'io in un'avventura? Se tu ti pensi di essere la più bella qua dentro, l'andrò a prendere e ruberò la sua bellezza. È quello tuo fratello? Dov'è Mr. Talpa? Non riesco a vederlo. Là sopra, lì nel cielo. Non credo, sai, che cos'è quello? Vieni da me, mia piccola bellezza, diventerai presto brutta. Ehi, lasciami andare, vecchia brutta strega. Dai, non ti muovere, piccolina. Oh no, l'ha presa, qualcuno, ci aiuti. Ehi, Benjo, svegliati ora. Che cosa vuoi, Kazooie? Andiamo a guardare fu fuori, ci sono problemi! Sì, la traduzione non è che era granché. Più che altro, questo gioco ha un po' un problema. Saprei anche tradurre se non fosse che tutti i dialoghi in questo gioco vanno da soli, non puoi farmarli in qualsiasi modo. E beh, siamo in gioco in questo momento. Prima. Ascoltami, io sono Bottles.
Io sono peggio e questo qua è il mio corpo è Kazooie. Sicuro, strano look. Non giù. Meglio che stai buono, Luca. Che cos'era tutto quel suono là fuori? Era mia sorella Tutti? La brutta strega Grantilda l'ha presa e l'ha portata via. Calma, calma. L'andremo a prendere indietro. Dove è andata? È volata sopra la montagna. È un posto davvero molto pericoloso. Hai probabilmente bisogno di un po' di aiuto per entrare lì. Premia se vuoi che ti insegni qualche mossa semplice. O premi se pensi di sapere tutto quello che hai bisogno di sapere. Accetto comunque. Oh, beh. Mi ha detto premia e ho premuto come se fosse una cosa Nintendo. Beh, ok, sapete già tutto. Allora andate e incontratemi al sopra della montagna. Di Spinal Mountain, non lo voglio ritardurlo perché suona male di italiano. Beh, ecco, io volevo farlo il tutorial in realtà, però. Ok. Beh, ci avrebbe insegnato alcune mosse che qua intorno. Qua ci avrebbe insegnato i salti. I salti sono, oltre a saltare normalmente, hai un doppio salto con Kazooie. Va bene. E poi l'altro salto che si puoi prendere questo. È il salto flip, insomma, c'è anche in altri giochi. Io sono un extra pezzo di alveare. Se mi trovi in giro, prendimi. Se prendi 6 di questi, se prendi 6 di questi, succede che prendi una vita in più, cioè non una vita, più che altro una parte di vita, così puoi subire più danno. E questi pezzi qua in quest'area tutorial sarebbe serviti proprio per farti la tutorial. Una cosa che ci avrebbe insegnato è anche saltare sui pali, insomma, fare questo. E uno di quei sei anelli ce l'ha un albero, che forse è quello più in alto. Comunque sì, questo qua era un gioco originariamente del Nintendo 64. Era probabilmente uno dei migliori che c'era in quella console. E Xbox ha comprato Rare, che sono anche i responsabili del nuovo design, nuovo tra virgolette, di Donkey Kong, col redesign che hanno fatto. Che avevano anche effettivamente la serie di Donkey Kong per un po' di tempo. Poi adesso ce l'ha Retro Studios. Vabbè. Beh, devo prendere perché effettivamente dice qualcosa. Io sono un gustoso pezzo di alveare, insomma, che è quello che ti ridà la vita. Qua ci avrebbe insegnato più che altro cose che spacca un roccio, insomma, ciò cioè che può spaccare. Questo. E facendo così tecnicamente te hai uno dei pezzi, vero? Sì. Ok. Parliamo velocemente, vabbè, più o meno così. Abbiamo sentito dei dialoghi che erano anche un po' divertenti, mi spiace. Non volevo neanche farlo. Ora, giusto, un'altra cosa che ci avrebbe insegnato è nuotare. Semplice questo. Anche se un po' diverso comunque. Nuoti normalmente così, però se vuoi immergerti nell'acqua puoi farlo, premi X su Xbox comunque e puoi nuotare sott'acqua, anche qui c'hai aria e vai sott'acqua, molto basico la cosa. Ok, dove altro c'era un altro? So dove c'era un altro, uscirà qui però, dannazione. Ok. Quindi comunque questa versione qua è anche una versione un po' rifatta, insomma, in senso questo gioco. Ha texture migliorate, modelli 3D, sono rimasti gli stessi, però hanno aumentato un po' la qualità grafica, diciamo. E ha adattato tutto all'Xbox. Tra l'altro, ciò che ha fatto le persone che hanno fatto sto reporting sono 4G Studios. Molti potrebbero conoscerli per più che altro Minecraft, quelli che gestivano Minecraft console una volta. Prima della Bedrock Edition. Cercami in giro, io sono una vita extra. Sì, loro sono le vite extra, diciamo. Questo gioco va vite, tipico. E
Ultimo dove può essere? È l'ultimo che ci stiamo cercando, vero? Ah, forse so. La zona dove ci insegnano ad attaccare. E via. Inizio un po' disordinato, sorry. Già andato via del mio piano, insomma. Questi nemici non dovrebbero neanche poterci far male, ma qui sopra è dove ci segnavano ad attaccare, insomma, potete attaccare normalmente così, se state fermi andate lentamente per attaccare con i pugni. Se andate già velocemente rotola e se attac volete attaccare in aria, così. E in questo modo, oh, un pezzo di vita in più. Ok. Ora tecnicamente sarebbero finiti i tutorial e andare sopra la montagna, che è questa qua. Ok. Ma comunque sì, è anche nuovo, inizio di nuova stagione, anche se molti di voi probabilmente non la vedono neanche come delle stagioni queste, però mi fa piacere comunque portarlo. E via. Quindi, tu sei pronto per entrare nel... Sarà la strega ora? Di sicuro lo siamo, quindi andiamo. Attraversate il ponte e entrerete nella grotta della strega. Layer, non so più come tradurlo, insomma. Base. Questa finalmente ci permetterà di rendermi più giovane. Lasciami andare. Quando mio fratello mi arriverà ti picchierà. Salvarti? Ci sono un sacco di pericoli nel mio castello. È inutile. Lango, muoviti. Fammi diventare giovane. Sì, mistress. Granti. Potere diventerà. Angio, aiuto! I dialoghi non vanno neanche tanto lenti. C'è una grande... Ok, diceva... C'è un grande inizio qui aspetta per te. Ah, ok, l'ho già preso. Ehi, sono io, Jiggy. Trova me e potrei completare dei puzzle mancanti. Questi qua sono il main collectible, insomma. L'oggetto che dobbiamo più cercare, che è quello che ci permette di andare avanti, diciamo, negli stage. E sì, lei tecnicamente, Grantilda, parla praticamente per tutto il gioco in rima, tecnicamente. E sapete, tradurre rima dall'italiano all'inglese, o al contrario, non funziona. Perché bisogna cambiare parole per trovare. Per entrare nel mondo devi inserire un pezzo di puzzle nella parte mancante del quadro. Abbiamo preso il primo pezzo già. Perfetto, inseritelo nella parte mancante della figura. Premettelo se non vuoi usare invece premi B. Ecco, è fatto! La figura è completa e la prima porta si è aperta. La montagna di Mambo. Quello era solo una cosa molto semplice da fare, ma ce ne saranno molte più pericolose. E questo è il primo stage. Ci sono tre nuove mosse che ti posso insegnare in questo mondo. Trova le mie buche e te le spiegherò. Ok. Beh, finalmente siamo nel mondo e io già mi danneggio, sono perfetto. Però molti nemici droppano già delle cure quando li colpisci. Questi ancora non ce l'hanno spiegati. Se la prendiamo. Io sono una nota musicale di un singolo mondo. Prendimi. Oh, cacchio. Mi hai salvato. Grantilda ha preso 5 di noi, messi in ognuno, in ogni mondo, diciamo. Prendici tutti quanti per avere un collezionabile. Allora, una cosa alla volta.
Le notte ce ne sono 100 per mondo e sbloccano le porte dentro il castello di Grantilda e tecnicamente sono quelle che ti fanno andare avanti in realtà. Mentre invece come si chiama? Ho dimenticato il nome. Vai, grazie. I Jinjo, ecco, adesso mi ricordo. Sono praticamente dei quelli. Mentre invece i Jinjo, dicevo, sono dei collezionabili per singoli mondi, insomma, che se li prendete. Se li prendete tutti e cinque in un mondo vi dà un pezzo di puzzle. Qualcosa. Ehi, vai via! Lascia i miei pezzi. I miei pezzi di alveare in pace, insomma. Distruggendo questo ottenete più pezzi in caso siate a corto di vita. Io vabbè, lasciati qua, ma tanto restano. Questo è Kong Albero. Io colpire orso con il mio arance. Non toccare blocchi di Kong. Quindi queste sono un po' intuitive. Bravo orso, ha trovato oro di Kong. Devi trovare 10 Inoue per ciascun mondo. Ti aiuteremo col progresso della tua storia. Sì, ce ne sono 10 per mondo. Hai già trovato uno e se vuoi puoi lasciare il mondo e ritornare all'aria tramite il pannello per il quale siamo entrati, insomma. Lì continuerà a lanciare. Chip, fame, arancia, ora! Ok, nutrimi. Beh, sì, lui lanciava arance. Questa è la posizione di tiro ancora. Ehi, quello è arance di Konga. Porta indietro. Arance essere buoni. Sì, in questo gioco tutti parlano, tutti sono esseri viventi. Oh, Chimp piace con arance di Konga. Chimp aiuta a salire a orso. Ora, primo episodio un po' così floscio, ma fatemi abituare al gioco, poi riesco ad andare avanti. Questo primo mondo l'ho fatto come esempio, l'ho fatto un po' esempio per me, quindi conosco i segreti di questo mondo qua. Quindi non vi stupite se lo so. E questa è una delle sue buche. Tempo per una lezione da imparare con le uova. Sto ascoltando un po' tutto. Oh, bene, premi il trigger destro e premi poi Y per sputare uova dalla bocca. Suona bello, qualcos'altro? Sicuro, premi B invece di Y e lancerai le uova da dietro. Suona doloroso, ma avrei preferito non chiederlo. Cervello di. Ok, dice che ci ricarica le cose. E ci darà 50. Uova per fare pratica. Ok. Quello. Io essere token di Mambo per magia di Mambo. Questo coso ancora non lo possiamo attivare. Poi vi dirò a cosa servono.
Ora, ci ha detto di fare così e premere tipo Y. Io essere salvo qui, orso non poter toccarmi. Sì, effettivamente ha ragione. Ovo, ho fatto male a Kunga. Kunga, buon colpo. Sì, almeno si è vista la frase. Orso ferito Kunga dare suoro. E ecco un altro Jiki. Sì, per molte di queste cose userò piuttosto il nome inglese, perché secondo me suona meglio in un caso. E lui ritorna alla Giace Arancia. Ok. Bene. Quella collina è un po'... non ricordo neanche il testo in italiano. Però se mi trovi riuscirò a insegnarti un modo per arrampicarti sopra le cose scivolose, insomma. Non è scivoloso il vero termine, lo so, però. Dai, fammi curare. E le note sia. Beh, oltre a un pezzo lì regalato così. E li sentite questi fischi? Quando c'è un fischio del genere sono io, è un ginger che è nei paraggi. Ti aiuta a capire dove sono. Dettando aiuta Kazui a usare scavalcare tutte. Quello sembra stupendo. Premi il stick trigger destro, poi premi anche quello sinistro, lascia quello sinistro e poi potrei andare con Kazui con lo stick e fai un po' di pratiche. La tua energia è un po' sotto, te la ricurerò per te. Ok? Ora così. Ecco qua. E in questo modo si può salire zone un po' più come dire, un po' più scivolose, ripide, ecco il termine d'animazione, e si fa anche molto più veloci, quindi spesso questa cosa viene usata per il resto del gioco. Ah, in questo modo adesso possiamo andare qui senza problemi, e qua è pieno di note. Oltre a un altro ginger. Ehi, hai preso abbastanza note per aprire la prossima porta, diciamo, perché ci sono le porte nella zona e te lo dice anche. Quindi sì, anche questi qua non sono da completare al 100% per forza, ma ti aiuta a farlo, quindi yay. Dovrei preso tutto qui. Bene. E altro uovo. Le uova non contano per collezionabili da prendere, però sono i tuoi proiettili, diciamo. Niente. Ehi! Tu, orso, vai via da Torre di Tiki. Insomma. E ora. E quel messaggio lì ci fa capire che queste zone è troppo ripida anche per Kazui. Ok. Buongiorno. Ok. Là c'è una nuova mossa. Ok. Buondì. Chiamo questa il Big Buster. Salta in aria e poi premi il
stick destro sinistro per fare un salto schianto, diciamo. No, non mi piace il suono di quello, Benji. Fai uso di quel tuo becco, ragazza. Oh, Benjo, non c'è più niente che ti possa insegnare qui in questo mondo. Ok. Sì, perché comunque Kazooie è una ragazza tecnicamente, ma non ho una buona voce da dare a lei. Sentite come suona un po'. E così. È un po' difficile fare parole con quel tipo di voce. Giusto, dovrei fare così. E via. Distruggendo certe cose, effettivamente. Fa anche male, può distruggere la maggior parte delle cose che si possono distruggere normalmente. Questo è quello che fa. Anche questo, può essere considerato anche questo primo stage un tutorial di per sé. Ciao, Ginger. Vita. E ci ora ovviamente è davvero quasi impossibile non compararlo con il 64, ma mi piace usare quello per notare le differenze, tipo ad esempio qui ogni singolo Gigis, che di per sé sono i sostituti delle stelle, si possono prendere quando in ordine che si vuole, quando si vuole, invece che dover uscire ogni volta nel mondo per farlo. Lì c'è un altro Mambo Token, che tecnicamente è gettone di Mambo. Molte di queste cose non suonano bene in italiano. Ciao. E questo qua è l'ultimo. E in questo modo otteniamo questo. I Jinchong, che se sono solamente 5, è un po' quello che ritengo i sostituti delle monete rosse in Super 64 DS. DS ho detto? Cioè, genio. 64 e basta, che hai detto? Ma ora che effettivamente abbiamo il salto schianto, lo chiamerò così, dato che la traduzione giusta non ce l'ho, ed è quello il nome dei miei giochi soliti di Mario di solito, possiamo fare quella cosa che non avevamo potuto fare prima. Oltre che essere un colpito da un toro che è invincibile, se non erro, di per sé. E qui, come riesco a rovinare le mie cose ogni volta? Dicevo, e qui sopra, come in ogni mondo, per ciascun mondo ce n'è uno, c'è questo, un interruttore con la faccia di Grantilda sopra. Quello che succede è che al di fuori del mondo, vicino alla zona comunque, compare un Gigi, insomma. Quelli vengono considerati comunque Gigi del castello piuttosto che dello stage stesso. Perché di per sé anche il castello viene considerato uno stage. Piantate! Ok. Potrei anche dire delle migliorie che hanno fatto tra Xbox e Nintendo 64, tipo ad esempio. Ehi, adesso se non muori in un livello, anzi se muori in un livello non perdi i dati, perché a quanto pare nella versione Nintendo 64 se crepavi in un livello tipo le note si resettavano, qualcosa del genere. Ciao, vai. E un'altra cosa che credo che sia stata aggiunta con questo gioco è, tra le opzioni c'è Views Total, che vuol dire guarda il totale, e qua fa vedere esattamente tutto ciò che abbiamo nello stage, anche il tempo che ci passiamo. E quello che vedete qui è quello che c'è praticamente in ogni stage: 100 note, 10 gigis e 2 di extra pezzi di alveari, diciamo. E quelli lì sono i collezionabili più nascosti degli stage normali. C'è qualcosa di più nascosto di loro, ma non è in ogni stage. Quindi sì, quelli lì sono da trovare.
e uno so che è qua. Siamo Juju Mambo Totem. Nutrici, insomma. Ci sta chiedendo. Facendo così. Ok. Lasciate questo qua ancora intero, anche se siete colpiti vi da un jiggy. E facendo così abbiamo un extra pezzo. E sì, tecnicamente se ogni stage ha due cose abbiamo un pezzo di vita in più ogni tre stage. Anche se credo ci sia magari qualcosa anche nel castello di Grand Kid. Ora. Ok. L'ultima zona che ci rimane è quella che abbiamo visto che non potevamo scalare neanche con neanche con Kazooie, diciamo. Quindi ciò che ci rimane da fare è effettivamente entrare qua dentro. E ne ho solamente 4 però effettivamente. Però vediamo. Io Mambo, io migliore in magia. Io potrei aiutare Benju a quella sua avventura. Magia di Mambo costa token. E tu trovare token per quello. Benjo non ha abbastanza token. Mambo magia non può essere fatto. Mi spiace rovinare la maggior parte di questi dialoghi così, però. Se non fosse un dialogo che andasse da solo, ripeto. Ciao. E come vedete quindi ci servono allora esattamente come funziona, che servono di prendere questi token, ma una volta che soddisfi la quantità di token da dargli non avete più bisogno di dargli, quindi è fatta insomma in quel punto. E ora dov'è effettivamente l'ultimo token? L'ultimo... Oh, aspetta. Se io lo vedo da qua. Lì c'è un coso che serve. Ma dubito che possiamo fare qualcosa. Già troppo scivoloso. Ecco cosa è troppo scivoloso. Abbiamo già un problema con quello. Quindi si capisce cosa bisognerà usare. Ok. Allora, siamo in cerca di un token che effettivamente non so quale ho lasciato, quindi... Non so esattamente dove sia, ma forse qua? Sì, eccolo. Grazie mille. Telecamera? Grazie. È già stata migliorata la telecamera rispetto alla versione di Nintendo 64, ma comunque è rimane sempre pure un gioco di Nintendo 64, che quindi sì, telecamere quella lì non era che... Anche perché di per sé effettivamente se ci pensate aveva solo uno stick il controllo del Nintendo 64, quindi come funzionava la telecamera lì che usavi dei pulsanti per usarla di per sé, quelli che sembrano dei pulsanti gialli. Hai sveglia. Benjo avere tanti token, ora Benjo stare su pedana e premere X per avviare magia. Mambo, immagini Mambo essere gratis se si vuole tornare indietro. Termite è molto piccola ma può scalare bei monti. Insomma sì, lui ha delle trasformazioni, è in più stage e una volta che lo pagate non c'è più bisogno di fare altro. Lui vi ritrasformerà in normale e vi ritrasformerà anche quello che volete, quando volete. Noi dobbiamo entrare in questa torre. Ok. E in questo modo, senza problemi, saliamo tutte le salite. Ok.
Ehi, dove hai preso quei paia di pantaloni? Li voglio. Hai trovato tutti e 100 le note di questo mondo? Ben fatto, però non c'è nessuna ricompensa per adesso. Ehi, dammi quel bel zaino, diciamo. E questo non c'è. Cima torre, oltre a una vita, c'è anche quello che dovrebbe essere l'ultimo. Giki. Sì, ci sarebbe un balletto di festeggiamento se non fossi trasformato. Ma non abbiamo finito con questo mondo perché abbiamo quell'ultimo che iniziamo a prendere e lui non subisce danni da caduta, a quanto pare. Ciao, ti avevamo visto anche prima, quindi non sei neanche un segreto. Ma non è anche l'unico motivo per il quale ho tenuto questa missione per ultima. Sapevo che per prendere quel token che abbiamo sbloccato grazie all'interruttore di Grantilda possiamo effettivamente prendere questa pedana che non ci avrei mai pensato che si potesse usare al di fuori del dello stage, ma puoi usare la trasformazione fuori dallo stage e salire. È effettivamente l'unico modo per prenderla. Non si ci può divertire più di tanto qua perché comunque se provate ad allontanarvi, magia di Mambo sta diventando debole. Animali tornare indietro o finire magia. Magia ora essere tutta andata. Orso tornare normale. Ok. E in questo modo abbiamo tecnicamente completato già al 100% questo stage. Quando tu hai aperto una porta, gente è scappata da lì. Ok, non so cosa voglia dire, ma lei parla davvero molto. Però che dire, concludo qua questo primo episodio. Scusate per se era un po' debole come episodio, ma comunque qua è tutto, noi ci vediamo alla prossima, grazie per aver seguito questo episodio, se vi piace lasciate un like e arrivederci a tutti quanti. Ciao ciao!